esame sarà più qualitato per scusarci, e le lezioni saranno, parte la prima che è stata un po' diversa, che è durata 3 ore, le prossime saranno tutte di 2 ore, e faremo in questo modo, saranno i primi 20 minuti, saranno fatti da qualcuno di voi e due volte dell'associazione, dove parleremo di temi che riguardano la comunicazione dal punto di vista o normativo o tecnologico, ad esempio dei social network, in modo che affrontandoli come associazione sono quelli che temi, sono i temi che affrontiamo molto spesso e su cui abbiamo molta esperienza. Quindi ci saranno dei professionisti di network che ne parleranno. Ora oggi io farò un brevissimo intervento su quello che sono le licenze e quello che intendiamo licenze libere, che è un argomento che spesso non è molto affrontato nei corsi, e poi un'ora e mezzo di queste 2 ore sarà tenuta sempre da un giornalista professionista che lavora nel nostro territorio. Questa sera abbiamo Maria Brigida Angelotti, che è un'inviata e ci racconterà, poi vabbè, dirà lei, ma ci racconterà il lavoro dell'inviato. Lei tra l'altro è tornata di recente dal Libano e quindi ci racconterà anche di questa esperienza dal punto di vista giornalistico. Sarò velocissimo con il mio intervento in modo da lasciare più spazio possibile a Brigida. Allora, io volevo raccontarvi velocemente qualcosa sulle licenze, il copyright e il copyleft. Perché? Perché spesso si ritiene, deriva dalla tradizione, dalla cultura che c'è stata in Italia in tanti anni, si ritiene che gli autori delle opere di ingegno, per tutelare quella che è la loro opera, o comunque la fatica e il lavoro che hanno fatto per creare quell'opera, debbano fare chissà che di esagerato per difendere questo diritto, per tutelarlo. La maggior parte delle volte cosa succede? Lo vediamo nel mondo, ma non solo nella comunicazione nel senso del giornalismo, ma lo vediamo nel mondo della letteratura, ad esempio, nel mondo dell'arte, della cultura, della pittura, dell'editing, delle immagini, tantissime cose. Molto spesso questo qui è un errore gravissimo da parte soprattutto dei giovani, perché preferiscono di diffondere la propria opera a tutti, e quindi tutti quelli che non fanno tanta attenzione ai diritti che vengono dati al proprio lavoro ottengono il risultato esattamente opposto che volevano all'inizio. Per questo dirò 2 parole, come associazione cerchiamo di dare un assaggio di questi argomenti, poi per chi vuole approfondire noi organizziamo sempre conferenze, incontri, seminari proprio su questi temi specifici. Anzi, tra l'altro, 2 cose, se vi interessa qualcuno dei temi che sarà trattato durante il corso e lo volete approfondire, mandateci un'email, ditecelo, noi organizziamo degli incontri specificatamente su quel tema. E secondo, se invece volete partecipare alla linea dell'associazione, magari perché vi piace la comunicazione, il giornalismo, l'informatica, o qualunque cosa che riguarda l'organizzazione della vita dell'associazione, contattateci e noi volentieri vi facciamo venire per partecipare alle nostre attività, magari con un progetto oppure prendendo tutta la propria idea che organizziamo. No? Siamo più che felici di questa cosa. Il nostro sito è curetwork.com, abbiamo anche una pagina Facebook che è facebook.com/curetwork. Se ci date il mi piace vi arriveranno tutti gli aggiornamenti per le attività che facciamo. Tutte le informazioni che mostrerò con le slide sono tratte da Wikipedia, questo è possibile farlo proprio perché Wikipedia utilizza una delle licenze di cui parleremo, cioè una licenza libera. Se Wikipedia avesse utilizzato una licenza proprietaria, come accade molte volte per la letteratura o per la musica, tutte queste informazioni non sarebbe possibile utilizzarle né in queste conferenze, nemmeno per distribuirle, ma nemmeno ad esempio a scopo didattico nelle scuole e nelle università. Quindi già da qui si vede l'importanza che ricoprono le licenze con le quali lasciamo i diritti sulle opere di ingegno che conosciamo, ok? Potrebbe essere una canzone, potrebbe essere un libro. Una definizione proprio di base di cosa è una licenza, proprio nella definizione che è quella dell'economia: la licenza è un'attività attraverso la quale chi detiene un diritto lo cede ad un altro soggetto, ok? Io ho un diritto su qualcosa, lo cedo ad un'altra persona perché in qualche modo lo possa utilizzare. Ad esempio, se vi è mai capitato di scaricare musica da internet e di copiarla ai vostri amici, successo a qualcuno? Non sapete la mano, si ok. Secondo voi è lecito e legale fare questa cosa? No. Okay. Però lo fa lo stesso. Non c'è nessuno. Allora, diciamo che
non è ancora legale, ma tante altre, per esempio, ci sono tantissimi tipi di canzoni, di musiche, eccetera, che sono distribuiti su internet con licenze in particolare Creative Commons, per esempio, cosa sono, in quel caso non solo è legale distribuirle, copiarle, ma anzi chi le produce incoraggia proprio questa cosa, la incoraggia perché, ma ad esempio, perché a me fate parte di un gruppo musicale di questo e fate della musica vostra e volete che le persone vi ascoltino, volete diventare famosi, che cosa fate? Cercate di chiudere il prodotto che voi realizzate in modo che nessuno possa ascoltare e distribuire, oppure cercate di metterlo su YouTube, di darlo su DVD, eccetera. Questo è lo scopo, se si crea per chi ha fatto famoso, per esempio, di diventare famoso, di far conoscere la propria opera. Ecco, quindi questo è uno dei casi tipici dove per utilizzare la licenza sempre bene, ma in questo caso proprio si vede riscontro pratico per il quale è utile utilizzare una licenza con la quale si dà la possibilità di distribuire la nostra opera. Ok, tutto nasce un po' dall'informatica, io sono un informatico, secondo me l'informatica è l'origine del mondo, che ci vuole fare. Allora nasce dall'informatica perché la licenza informatica, che cos'è? È uno strumento che può accompagnare un prodotto software, quindi potrebbe essere un programma, specificando le modalità con cui l'utente può utilizzare e distribuire il prodotto, garantendo dei diritti e ponendo obblighi o vincoli. Sapete per esempio che ci sono dei software, dei sistemi operativi, dei software per la videoscrittura, dove voi comprate il DVD con il software, oppure lo scaricate da internet pagando, e lo potete installare solo una volta sul vostro PC, non è che lo potete copiare, perché la licenza dice che non potete fare. Sapete che ci sono altri software, non so, Linux per esempio, un sistema operativo open office, che non solo si può scaricare fra l'altro anche gratuitamente, ma si può ridistribuire, copiare agli amici il più possibile. Quello è lo spirito con cui è stato fatto il software, che venga utilizzato il più possibile. Si aggiunge a questo, è stato benissimo, potete la definizione del diritto d'autore, che vede il diritto d'autore, la posizione giuridica soggettiva dell'autore dell'opera di ingegno, a cui è più importante quello, cioè gli ordinamenti nazionali e comunque anche vari ordinamenti internazionali, riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione spontanea. Che nasce tutto da qui, ci sono dei regolamenti, delle leggi nazionali o internazionali che riconoscono chi è l'autore di un'opera certi diritti, ok? Per cosa? Per la diffusione, per lo sfruttamento, eccetera. Diritti che ora non voglio approfondire, questa cosa pare un pochino tra quelli che sono i paesi dove il diritto è quello chiamato civil law, quello common law, civil law è il diritto, sarò proprio brevissimo, è il diritto nei paesi continentali, per esempio dell'Europa, cioè quello basato sui codici, okay, sulle leggi scritte. Common law invece è quello che si vede in Inghilterra, negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, quello basato sui precedenti giurisprudenziali, quindi cambia un pochino come è affrontato il diritto d'autore in questi, a seconda di questi ordinamenti, proprio perché cambiano le normative. Però ora ci riferiamo in generale a quello italiano e diciamo, per semplificare la cosa, includiamo anche quello che è il copyright anglosassone. Base, insomma, ci sono grossissime differenze. Se vi interessa, in Italia il diritto d'autore è disciplinato da questa legge del 1941, che è la 633, e da alcuni articoli del codice civile, che danno proprio questi diritti, dicevamo, a chi è l'autore dell'opera di ingegno. Copyright in genere invece è il termine utilizzato nei paesi di origine anglosassone, ok? È un concetto simile, ci sono alcune differenze, ma al momento credo non ci interessa. Che cosa è successo? Ecco, all'inizio degli anni 80, quando questa vicenda sul diritto d'autore o sul copyright, quindi in Europa, negli Stati Uniti, sembrava, era così radicata nel modo di pensare che più o meno tutti quelli che ne avevano a che fare con la distribuzione di qualunque tipo di opera di ingegno non si ponevano questo tipo di problema, non era proprio nata l'idea che ci poteva essere qualcosa di leggermente diverso. Bene, è successo questo fatto che negli Stati Uniti Richard Stallman stava lavorando a un interprete, un programma informatico, insomma, e una società gli chiese di poter utilizzare questo programma che aveva fatto lui. Lui allora gli disse di sì, disse che avrebbe rilasciato questo interprete con una licenza appunto di pubblico dominio, cioè tutti potevano utilizzare liberamente. Che fece questa società? Questa società fece delle modifiche a questo programma e poi si ritenne per sé, non è di pubblico. Richard Stallman si arrabbiò molto, disse: ma è possibile? Io ho sviluppato un software, l'ho messo a disposizione di tutti, voi l'avete utilizzato e il lavoro che ci avete fatto sopra ve lo tenete per voi, non lo volete condividere con tutto il resto della comunità. E a lui sembrava una cosa
uso una parola secondo me importante, una cosa non etica, perché alla base di quello che sto dicendo, alla base del pensiero di Richard Stallman, c'è l'etica di quello che dovrebbe essere il software, di quello che dovrebbe essere il giocatore per qualunque opera di ingegno. Quello secondo me è la cosa principale. Spesso è facile nella realtà quotidiana pensare all'etica, non so, della politica, all'etica del diritto, all'etica di certi tipi di lavoro, ok, per esempio in qualche tipo di professione. Spesso si ricollega male il concetto di etica al software o alle opere di ingegno, ma perché? Perché non siamo abituati semplicemente a pensarci, tutto lì, ok? Se per esempio la signora anziana va alla posta, mi tira la pensione e subito dopo viene aggredita e viene rubata la pensione, ecco, non è un sistema etico per fare soldi, ok? Ma perché? Perché è una situazione che si capisce benissimo nella vita quotidiana e si può confrontare con altre situazioni che viviamo sempre. Questo tipo invece di etica, cioè l'etica applicata a questo tipo di situazioni, è una cosa che probabilmente non se ne è parlato negli anni, nei decenni, e non è facilissimo, non è facilmente riconducibile a questo tipo di situazioni. Forse è per questo che oggi ancora non viene apprezzata tantissimo quando si parla di etica rivolta soprattutto alle licenze che regolano come devono essere utilizzate tutte le opere di ingegno, compresi i software. Allora, che cosa fece Richard Stallman? Tra l'altro fondò quella che era la Free Software Foundation e cercò di mettere su delle regole di tipi di licenza che fossero che rispettassero le legislazioni, in quel caso degli Stati Uniti e poi internazionali, però garantissero questi che lui riteneva diritti perché diffondeva le opere di ingegno. E fu coniato il termine, tra l'altro, copyleft, invece il copyright. Dentro il common law si utilizza il copyright, che copyright sta per diritto, che è copy di copia. E col gioco di parole, il fatto che right in inglese vuol dire anche destra, viene coniato il termine copyleft, nel senso che era l'opposto del left della parola right, giurino destra-sinistra, e poi vuol dire anche se rilasciata, eccetera, quindi c'è un doppio gioco di parole, in inglese va in inglese piacciono tantissimo questi giochi di parole. Ebbene, coniato questo termine copyleft, che fra l'altro Richard Stallman lo utilizzò perché Don Hopkins gli mandò una lettera tra l'84 e l'85, che lui non si ricorda precisamente la data, dove alla fine di un pezzo di codice, un programma, invece lui ci scrisse scherzosamente questa cosa, copyleft o right reverse, cioè lui non voleva utilizzare il copyright tradizionale, ha scritto questa cosa perché fosse utilizzata da tutti. E allora utilizzò questa cosa nel senso rovesciamo quella che è la concezione dei diritti tradizionali, che tendono a chiudere quello che è un'opera di ingegno. Stallman si rese conto di quella che era la realtà, che sarebbe stato veramente complicato cambiare quelle che erano le normative del copyright negli Stati Uniti allora, ma purtroppo si è visto che era la stessa cosa. E allora non è che volle cambiare quelle che erano le normative che derivavano dalle tradizioni culturali di un paese, ma anzi si vuole muovere all'interno delle normative e sfruttò le normative sul copyright creando una nuova licenza che chiamò General Public License, GPL. GPL sta appunto per General Public License e l'uno è un acronimo ricorsivo, gli informatici spesso utilizzano gli acronimi ricorsivi e sta a indicare una formula che è GNU is not, non ci interessa. E lui insomma coniando, scrivendo proprio questa licenza con un gruppo, col suo gruppo di informatici più dei gruppi esperti di giurisprudenza del diritto statunitense, scrisse quella che era la prima licenza che poi sarà chiamata copyleft. Ok? Però poi andiamo a vedere nel dettaglio velocissimamente cosa dicono le licenze copyleft. Che cosa accadeva? Accadeva che chi aveva i diritti sull'opera che aveva creato poteva far sì, cioè questa era proprio una cosa nuova, vedete, poteva far sì che il massimo numero di diritti si trasferisse in maniera perpetua agli utenti. In questo caso lui parlava di software, ma è un'opera di ingegno, non è un concetto esteso a tutte le opere di ingegno. Quindi non poteva più capire quello che era successo a lui, che lui scrivesse un pezzo di codice, lo donasse all'umanità e poi qualcuno lo utilizzasse, facesse delle modifiche e se lo tenesse solo per sé. Ok, con questo concetto, se qualcuno lo prendeva e lo utilizzava, lo doveva ridistribuire, come quel pezzo di codice era stato donato a tutta la comunità, così chi lo utilizzava, lo modificava, lo doveva ridonare alla comunità. Questo è un principio che ha sempre ispirato il suo modo di pensare, la sua filosofia. E questo era il principio
che poi ha ispirato tutte le licenze che ha scritto la Free Software Foundation e che hanno scritto anche gli altri organismi che si sono occupati di questo tipo di licenze che si chiamano open, appunto, che riservano solamente alcuni diritti. E la cosa principale è questa qui, che è il futuro dell'opera, che può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente. La cosa più importante da tenere sempre presente è che questa cosa va fatta rispetto ad alcune condizioni. In parte sono quelle che vi ho detto, in parte le guarderemo. Spesso il termine copyleft indica non solo il tipo di licenza, ma anche il movimento che c'è dietro che porta avanti questo modo di diffondere le opere di ingegno. Quali sono alla fine le licenze che sono state scritte per portare avanti questa idea di diffusione delle opere di ingegno? Per esempio, tutte le varie licenze GPL sono state scritte dalla Free Software Foundation, che comunque sono spesso specificamente scritte per il software, o le licenze Creative Commons, licenze che sono adatte a tantissimi tipi di opere di ingegno. Se andate sui siti creativecommons.org.it c'è, ora che vediamo qualcosa, sono tutti i tipi di licenze che hanno scritto, e tra l'altro erano scritti nel riguardo degli ordinamenti internazionali. Per esempio c'è una versione italiana che rispecchia il diritto d'autore italiano, una inglese che rispetta il copyright inglese, eccetera, in modo che chi li utilizza si muova sempre legalmente all'interno di quelle che sono le normative del paese in cui li utilizza. Lo scopo è questo, che come nel software si voleva che il programma potesse essere modificato, riadattato e ridistribuito, così lo stesso tutte le opere di ingegno, cioè un'opera dove i contenuti possono andare anche su internet, possa essere disponibile a tutti. Così c'è il parallelo tra quello che come nel software si poteva liberare, cioè distribuire il codice sorgente in cui era stato scritto il programma, perché però poteva essere messo lì, era messo da scrivere, e così in questo caso quando si parla di altre opere di ingegno sono i contenuti editoriali, okay, che possono essere distribuiti liberamente, ma per il mondo lo portiamo su internet, testi, immagini, musica e video. E questo è proprio il concetto fondamentale di questo modo di vedere le licenze che mettiamo con il termine copyleft. Okay? Non è un po' una filosofia più che altro, un modo di vedere come deve essere distribuita un'opera, proprio sulla parola distribuzione è importante, perché prima del, come dice Stallman, prima del movimento Creative Commons, si pensava sempre che il diritto d'autore fosse una cosa che servisse per controllare la circolazione e la distribuzione di un'opera di genere. In realtà quello che si è individuato, che insomma, chi ha fatto parte crede in questo modo di distribuire la opera di ingegno sia la cosa più corretta, è stato non di controllare come viene distribuita la propria opera, ma di stabilire un modello virtuoso per far circolare la propria opera. Quindi se ci pensate concettualmente, come vi dicevo all'inizio, potrebbe sembrare quasi l'opposto di quello per cui era nato il diritto d'autore, anche se comunque sia, perché ci si muove all'interno sempre delle stesse. Quello che fa, che cos'è? Trasferisce a chiunque possegga la propria dell'opera alcuni diritti propri dell'autore, non tutti, alcuni, questa è la cosa importante, e consente la distribuzione dell'opera stessa solo se tanti diritti vengono trasferiti a se stessa. Il concetto fondamentale, ok? Io ho la possibilità di utilizzarla, di leggerla, di prendere un pezzo, insomma, un pezzo di un testo per scriverci un altro testo, voi se lo utilizzate dovete rimettere a disposizione quel testo per fare altre modifiche o per farlo usare da tutte le persone che lo vorrebbe usare. Richard Stallman scrisse queste quattro libertà che erano fondamentali per la distribuzione del software, che sono state utilizzate esattamente proprio come concetto per tutte le opere di ingegno. Cioè il programma in quel caso poteva essere eseguito da tutti, l'opera di ingegno poi è stato esteso, nel senso che potrebbe essere l'opera utilizzata da tutti, quindi potrebbe essere studiata, potrebbe essere ridistribuita in modo che tutta la comunità possa fare giovamento, cioè non possa utilizzare, e poi la possibilità di migliorarla e ridistribuire miglioramenti su quel tipo di opera. Qui non scendo nell'informatica. E dopo che Richard Stallman, insomma dall'84 in poi, ha iniziato a scrivere nell'85 con questo gruppo che dicevo, queste licenze, poi sono nate tante altre organizzazioni che si sono occupate di vari tipi di licenze. Una di quelle che è diventata più grande e più importante è quella che si chiama Creative Commons, che è nata negli Stati Uniti
rispetto di quelle che sono le normative di tutti gli stati. Ok, cosa permettono le licenze? Permettono a chi lavora, il creatore dell'opera di genio, di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi sull'opera e quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari dell'opera, cioè chi la leggerà, chi la utilizzerà o di chi la potrà modificare per distribuirla. Quindi proprio di solito si racchiude in questa frase, come fa per esempio il movimento Creative Commons, cerca di spostare il concetto da tutti i diritti riservati ad alcuni diritti riservati. Qua siamo andati un po' da lontano un pochino, però ecco, l'intenzione è quella di evitare i problemi che vengono leggi sul copyright, che è la diffusione e la condivisione delle informazioni, scrivendo un certo numero di licenze che possano accontentare le licenze di tutti, che possono mantenere certi diritti, che vogliono mantenere certi diritti e lasciare vivere altri. È dal 2002 che è nata la Creative Commons e da lì ha iniziato a scrivere delle licenze, oggi sono state sviluppate per tanti anni, dal 2002, quindi sono una versione 3.0 che è utilizzata, è stata messa sulla prova da tantissime situazioni, per esempio di distribuzione di musica, di video, quindi sono licenze insomma, a questo punto scritte veramente bene e molto solide. Due parole in basso, poi finito per dirvi, fare un esempio concreto di cosa sono licenze di questo tipo. Licenze che cosa fanno? Indicano la libertà che l'autore concede per la propria opera e poi espongono le condizioni con cui l'opera invece può essere utilizzata. Degli esempi sono questi, per esempio una delle caratteristiche può essere l'attribuzione, quindi quando si dice rilascio quest'opera con la licenza Creative Commons di attribuzione, che vuol dire? Vuol dire che permette che altri copiano, distribuiscano, mostrino, eseguono copie dell'opera e dei lavori derivati da questa, da parte ottenendo mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera. Ok, per esempio scrivo un libro e dico questo libro lo lascio a disposizione per esempio su internet, le persone lo possono scaricare, leggere, diffondere, farci quello che vogliono, però se lo fanno devono utilizzare la regola che ho detto io, l'attribuzione, cioè devono dire che io sono l'autore dell'opera. Ok, e poi è indicato come può essere detto che sono l'autore dell'opera, come deve essere scritto, sono delle regole che devo spiegare come si fa. Un'altra regola delle licenze Creative Commons può essere questa, può essere che si utilizza non commerciale, non commercial, e vuol dire che tutte queste cose che ho detto le posso fare a patto che non venga utilizzata l'opera per scopi commerciali. Un'altra delle condizioni può essere opere non derivate, cioè vi faccio fare tutte queste cose, però non potete creare opere derivate da quella che ho scritto io. Ok? Un'altra è condividi allo stesso modo la share alike, quella probabilmente principale, originaria, per permettere che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con licenze dentro compatibili con quello concesso con quello originale. Il discorso iniziale, ok? Io la distribuisco per esempio con l'attribuzione, potete fare come volete, però la dovete distribuire con questa stessa caratteristica, non la potete eliminare questa caratteristica. E di tutte queste condizioni esistono delle licenze che ne prendono alcune, una, due, tre, e le combinano tra di loro, che per esempio ci potrebbe essere l'attribuzione, lo share alike, l'attribuzione, lo share alike, la non commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, i contenuti sul sito di Google Work sono tutti con lo share alike e l'attribuzione, e così per tanti altri giornali, riviste, cioè, insomma, se qualcuno utilizza i nostri contenuti, queste stesse slide sono rilasciate con attribuzione e share alike, perché poi la licenza colpisce la maggior parte dei testi. Quindi è possibile distribuire un'opera in Creative Commons anche con scopi commerciali? Sì, sì, certo. Si intende in questo caso, in quest'ambito, per scopi commerciali, per esempio? No, diciamo, allora, se scegli la non commerciale, dice non può essere, solo per caso lì non può essere utilizzato per scopi commerciali, ma se non ce la metti può essere utilizzato. Per esempio, tanta musica viene così su internet. Io la parola gratuita non l'ho mai usato. E se puoi far scaricare della musica a pagamento, una licenza per Commons, libri per esempio, libri secondo me è una passata.